Una delle cose più sfidanti sicuramente di chi intraprende un percorso di pacificazione del rapporto con il cibo sono tutte quelle occasioni in cui ci si trova fuori dal proprio ambiente, dalla propria zona di sicurezza. Quindi, per esempio, quando si è a tavola con amici e parenti durante le festività o in vacanza. Benvenuto, bentrovata qui sul canale. Oggi nuovo video in cui continuiamo il nostro viaggio nella Mindful Eating e oggi iniziamo a parlare di come rimanere mindful nelle situazioni di stress inteso come quelle situazioni in cui non siamo noi da sole con il nostro piatto, con il nostro cibo, in cui possiamo scegliere cosa mangiare, diciamo, scegliere quanto e come portare avanti il nostro pasto. E la cosa più importante qui è da sottolineare è che la mindful eating, il mangiare in modo consapevole, è un viaggio, è un percorso. Purtroppo veniamo da un mondo, da una cultura dove dice che abbiamo successo solo se non sbagliamo mai, solo se arriviamo dritti a un obiettivo che in realtà è irraggiungibile, che è quello del peso corporeo, e dove ci sentiamo molto spesso in colpa se facciamo quello che consideriamo essere un errore, quando invece non è assolutamente così, perché in un viaggio, in un percorso che si fa, soprattutto di quello della pacificazione del rapporto con il cibo, il fatto di avere dei momenti in cui ci torna più difficile farlo e metterci in ascolto è assolutamente normale, ed anzi è proprio grazie a quei momenti lì che noi riusciamo a evolvere da quel punto di vista. Quindi mai come in questo ambito, in quello delle situazioni più difficili, è importante il concetto della gentilezza. Quindi torniamo al valore che promuovo con tutta la mia forza in questo canale, nei miei percorsi e servizi, perché la gentilezza è verso se stesse, prima di ogni altra cosa, è quel valore, è quella qualità che ci permette di non prendersi troppo sul serio e di comprendere profondamente che non ci è richiesta la perfezione, non devi essere perfetta, non interessa a nessuno e non è neanche utile essere perfetta, perché solo commettendo dei piccoli sbagli, se così li vogliamo chiamare, come facendo delle piccole scivolate, che possiamo riuscire invece a evolvere realmente. In un percorso di mindful eating ci saranno sicuramente dei momenti in cui tornerai alle vecchie abitudini e magari dopo anche un periodo in cui sarà andato tutto bene, in cui eri super soddisfatta di te stessa e di come stavano procedendo le cose. Arriverà quel giorno, arriverà un momento in cui ti sembrerà che tutto il lavoro che hai fatto prima non ti è servito a niente. In realtà non è così, è assolutamente normale, è così che funziona il percorso di autoguarigione del rapporto con il cibo. L'intento di questo video è di prendere una situazione in particolare difficile e proprio capire l'attitudine con cui affrontarla, perché spesso, anzi nella maggior parte dei casi, una buona predisposizione, una buona tranquillità interiore prima di arrivare appunto alla situazione che desta preoccupazione è fondamentale. La predisposizione cambia veramente le cose, può avere un impatto molto importante. La prima situazione che si può presentare, che è quella di cui parlo oggi, è quella del affrontare le situazioni in cui si è a tavola, specialmente con parenti, familiari, ma anche con amici, e in tutte quelle situazioni in cui si è a mangiare fuori, comunque quando si fanno delle uscite in cui non si è noi lì a scegliere il cibo e a prepararlo. E sono proprio quelle occasioni che sembra che ci sfuggano dal nostro controllo e quindi fanno più paura. Quindi il focus su cui concentrarsi è proprio il lasciar andare, magari un pochino per volta, in queste occasioni, proprio questo controllo che non ci fa stare serene. La prima cosa a cui fare attenzione sono i possibili commenti e giudizi da parte di parenti e familiari. Purtroppo nelle famiglie succede questo, che qualcuno dica una parola di troppo, faccia un commento sgradito e
È veramente importante non focalizzarti su questo, perché focalizzarti su un commento di questo tipo, dandogli un eccessivo peso, potrebbe ferirci tanto, potrebbe darci modo di cominciare a sperimentare delle emozioni che magari in quel momento sono tossiche per noi, che ci fanno male. Quindi non è sbagliato ovviamente provare emozioni, ma molto dipende dal peso che diamo ai commenti delle persone. Quindi cerca di non dare troppo peso a queste cose e non impegnarti neanche troppo in discussioni relative al peso, alle diete. Non c'è bisogno di farlo. Spesso a volte arrivano commenti su quello che si mangia, su quanto ci vorrà per smaltirlo e tutte queste cose qua. Lascia correre, sono dei commenti di cui puoi in realtà riconoscere l'influenza della cultura della dieta in questo caso. Quindi puoi prendere questi commenti, queste frasi, queste tipologie di discussioni come un'occasione per notare quanto questa cultura, questo continuo parlare di dieta, questa eccessiva attenzione e preoccupazione rispetto al cibo sia così diffusa, tanto da impedire di vivere serenamente un pasto. E poi puoi gentilmente depistare la conversazione su altro, quindi parlando di una qualsiasi altra cosa che interessa a te o che hai fatto, cercando di defocalizzare appunto l'attenzione da lì. Questa è una capacità molto importante, ti permette di essere padrona di quello che è appunto il tuo mondo emotivo, perché riconosci quello che sta avvenendo, la dinamica, e riconosci anche dentro di te cosa quella conversazione può scatenare e prontamente provi a cambiare il proprio argomento. Una cosa molto utile da fare è prepararti in anticipo sulle situazioni difficili che si potrebbero presentare, provare a pensare a qual è la modalità migliore che vorresti fosse messa in atto da te in quel momento. Quindi, per esempio, se in anticipo sai, mettiamo che ci sarà una grande disponibilità di cibo, magari di dolci, quindi che ci saranno tanti dolci, e per te quello sarà un momento molto difficile, potrai in anticipo vivere quel momento e osservare come ti potresti comportare, come vorresti invece vivere quel momento lì, nella modalità che sia più armoniosa per te, che ti lasci comunque soddisfazione. Quindi, se sei una persona a cui piace, per esempio, particolarmente il dolce, i dolci, forse non è la cosa migliore il pensare di evitarli tutti e far finta che non ci siano, ma magari provare a visualizzare una modalità in cui riesci a gustarti i dolci che ti piacciono di più, che sono disponibili nella modalità più proprio omnicomprensiva di tutti i sensi. Anche fare esercizi di meditazione e respirazione, rilassamento prima di arrivare a questo evento, a questa cena, a questo aperitivo, possono aiutare veramente tanto. E in tutto questo l'aiuto di un professionista anche qui è importantissimo: nutrizionista, psicologo, psicologa, comunque un professionista in questo ambito, perché questo ti permetterà di arrivare preparata a questo evento. Fammi sapere cosa ne pensi e come vivi di solito questi eventi particolari con familiari, parenti o in generale come vivi le situazioni in cui ti sembra che non ci sia il controllo di quello che c'è davanti a te o a casa tua, considerando che comunque in realtà è sempre un'illusione di controllo. Noi non abbiamo davvero il controllo del nostro cibo e soprattutto di come questo viene utilizzato dal nostro organismo. Quindi fammi sapere come vivi il cibo da questo punto di vista. Intanto ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ti ricordo che ho creato un ebook che si chiama Come sbloccare il peso con una gentile, lo trovi premendo sul link qui sotto al video.